Sapevate, bolidi miei, che non esiste politico al mondo che non abbia pensato di declassare gli anime o i videogiochi o addirittura qualche film? Ovviamente, allora, sto scherzando. Non, probabilmente di politici a favore di questi media ce ne sono, però alcune volte mi lascia veramente perplesso quello che leggo. Ragazzi miei, oggi voi qui vedete un gameplay di Hytale in sottofondo, solamente perché era da un pezzo che non ne mettevamo uno all'interno, insomma, di un contesto del genere, e perché si tratta fondamentalmente di un anime che io associo molto a il gioco di Hytale, perché nel senso è un isekai, l'anime di cui state vedendo chiaramente il titolo qui nel caso non lo conosceste. Tratta di fantasy, tratta insomma di robe molto simili, ci sono i goblin anche in, insomma, trovavo che ci fosse del contesto semplicemente per quello e per darvi chiaramente qualcosa di bello da vedere qua sotto in descrizione. Non è vero, ho sbagliato, non è in descrizione ma nel video, vabbè. Tuttavia, il fulcro del discorso qual è? È che, come sempre, io ho i miei siti dove vado un po' a spulciare le varie notizie, no, del momento, bla bla bla. Vedo questo articolo e lo leggo, e tante volte, appunto, leggendo tra l'altro questi articoli, mi viene l'idea per realizzare proprio dei video, perché Obogul, di fatto, lo spazio, il canale, è per dare modo a tutti un po' di discutere anche di tanti altri argomenti, eccetera. Il video di oggi, chiaramente, vede come, ovviamente, vedete dal titolo protagonista l'anime di Goblin Slayer, in quale è stato a quanto pare accusato da un senatore che il cui nome è Matt Shahen, forse l'ho pronunciato di merda, non lo so. Trovate, come detto, l'articolo qui in descrizione di everyeye.it, però chiaramente metterò anche delle immagini qui a schermo dove logicamente ci sono gli screen, no, delle parti che parleremo, eccetera, tanto da non guardare solo e basta lo schermo. Sembra che questo Matt Shahen, leggo chiaramente, poi dopo commentiamo, un membro della Camera dei Rappresentanti del Texas, sin dal 2015 ha descritto l'opera di Goblin Slayer come oscena e che dovrebbe essere bandita addirittura dalle scuole. E qua a me viene da dire, ma in che scuole si va, logicamente, a vedere gli anime? Boh. Il politico ha descritto Goblin Slayer come disegni di donne violentate da demoni, per poi affermare che chiunque creda che ciò sia accettabile è malato di mente. Daremo la caccia ai venditori che hanno venduto questa spazzatura ai bambini del Texas. Shahen ha anche spiegato che la serie, che non è chiaro se riferito logicamente al manga o al novel originale, rappresenta tutte quelle caratteristiche che il codice penale del Texas condanna. Rappresentazioni, dice, o descrizioni palesemente offensive e atti sessuali normali o perversi, effettivi o simulati, inclusi rapporti sessuali, sodomia e bestialità sessuale, sono, penso, logicamente da condannare. Allora, adesso oggi volevo prendere questo articolo, sviscerare un po' l'argomento e parlare anche di quelli che sono gli isekai, insomma, anche banditi in territori tipo Russia, visto che la Russia in questo periodo sta facendo parlare molto di sé, che è una nazione molto contro gli isekai, ed è una cosa che non ho mai capito, perché secondo la Russia cos'è, inneggiano alla morte? Però parleremo un po' di questa cosa oggi, ripeto, nei commenti voglio quantomeno che mi diciate la vostra opinione. Mettiamoci un po' nei panni delle persone che criticano questi media, in questo caso cerchiamo di capire cosa spinge queste persone. Cerchiamo un po' di entrare nell'ottica di dire, boh, cerchiamo di capire le motivazioni e vediamo se possono avere ragione, se sono infondate, se non hanno principio logico. Io nel video di oggi dirò la mia, però continuiamo la discussione qua sotto nei commenti, logicamente, alla fine video. Partendo chiaramente da quello che ha detto il signor Matt Shahen, allora, siamo tutti d'accordo che le violenze sessuali sono da condannare, logicamente, perché non è niente di bello, anzi, e penso sia un crimine peggiore dell'omicidio, fondamentalmente, perché tu qui vai a limitare la vita di una persona da qui probabilmente per sempre, e questa persona se la deve vivere però la vita, quindi capisci che potrebbe essere sotto certi aspetti più brutale dell'omicidio, e fin lì siamo d'accordo. Il problema però è che non comprendo io fondamentalmente
fondamentalmente è, ma visto che il Texas, beh, parliamo proprio del Texas perché questo qui è texano, il Texas è quel paese bellissimo a quanto pare dove si può girare liberi, armati, far casini perché c'è la libera vendita delle armi, insomma, o comunque vabbè, non è che sia un grande esperto delle leggi del Texas, perdonatemi, però ha un problema con le armi il Texas, questo è palese. Quindi mi sembra un po' ipocrita secondo me cercare di trovare il problema principale qui quando in realtà sei pieno di problemi. Io capisco che l'idea alla base sia prendiamocela con un anime perché è più semplice rispetto a che risolvere il problema delle armi, ed è per questa ragione che probabilmente si punisce anche talvolta qui in Italia in un modo più grave chi si fuma una canna rispetto a chi pratica l'omicidio. Non lo so, nel senso, è assurda sta cosa perché è facile trovare, cioè è lì, è più semplice da gestire, ma tu questo non lo rende giusto fondamentalmente, lo rende ancora più sbagliato. Quindi siamo d'accordo che Goblin Slayer non è effettivamente una delle opere più tranquille, perché per chi non lo sapesse, all'epoca quando uscì la trasposizione animata, che logicamente l'anime è quello più commerciale, quello che ti dà più modo chiaramente di fare vendite, poi per quanto riguarda il manga è quello che arriva a più persone fondamentalmente, è stato proprio criticato sin dalla prima puntata per i suoi toni super infantili che poi dopo subito bam vengono violenze qua, cazzi, mazzi, distruzione, morte, omicidi, violenza sessuale di parte di goblin, vabbè, spoiler, scusate, lo dico adesso, vabbè, vabbè, l'avete visto tutti i goblin, chi è che non l'ha visto, però vabbè, al di là di questo non è che vi ho rovinato la storia in realtà, però di fatto vi ho avvertito. La cosa che ripeto mi sembra assurdo è che poi dopo non si riesca ad andare oltre, perché alla fine è come, cioè, guardi un anime che però ha un target comunque alto e viene specificato subito, uno si fa magari, non lo so, un attimino influenzare dai colori, dall'orecchia punta della protagonista, da questi occhi azzurri, capelli biondi, super, quando poi in realtà, ripeto, è una storia molto cruda e di fatto è. Ripeto, sono d'accordo sul condannare logicamente questi atti nella vita vera, ok, nella vita vera, nel contesto di, diciamo, questo caso qui io non sono d'accordo, nel senso, perché basta semplicemente dare un contesto, va spiegato che quella cosa lì logicamente non va fatta, perché se tu vedi quelle scene ti assicuro che ti passa la voglia di fare una roba del genere, se tu magari le vedi e probabilmente c'è qualche problema, però di fatto bisognerebbe anche analizzare questa cosa. Poi tornando poi al discorso del codice penale del Texas, io fossi loro andrei a rivedere problematiche ben più serie rispetto a che un cartone animato. Poi, ma anche adesso vi dicevo prima del discorso degli isekai in Russia, gli isekai fondamentalmente sono quegli anime dove qua il protagonista, non sempre, ma il protagonista fondamentalmente cosa fa? Lascia la vita nel mondo, ok, reale, per andare a vivere una vita parallela in un mondo fantasy, fantascientifico, insomma in un altro mondo. Più o meno succede questo in tantissimi isekai fondamentalmente. Quindi una delle motivazioni che chiaramente ha spinto la Russia a censurare questi anime, questa categoria, è semplicemente perché, come vi dicevo, il protagonista rifugge dalla realtà. Probabilmente in Russia fugge dal concetto di com'è che lo chiamano loro? Democrazia? No, io lo chiamo dittatura. Quindi potrebbero quantomeno capire che al di fuori della loro cerchio, il loro stato, no? La popolazione lì potrebbe capire che c'è una vita, non lo so, ci sono vari modi di viversela, perché alla fine sono tutte allegorie, se ci pensate, figure retoriche, ne cos'è un'allegoria, una cosa, adesso vabbè, non è prendere un'allegoria in questo modo, però uno di fatto qui, se mi ci metto nei panni del governo russo, perché magari dicono aspetta, non è che rifuggono dalla realtà, ma fondamentalmente rifuggono da quello che è chiaramente il regime e quant'altro. Ripeto, io me la vedo così fondamentalmente. Voi come vedete questa situazione? Nel senso, nell'insieme, siete d'accordo con
questo genere di anime, siete a favore? Quali sono secondo voi le motivazioni sensate che potrebbero spingere queste persone a, riferito chiaramente a questi politici, a tutto questo, per censurare queste opere? Perché è giusto, non è, è sbagliato, lo so che chiaramente è sbagliato, raga, però cerchiamo un attimino di entrare nei panni, nell'ottica di queste persone. Secondo voi cosa pensano? Perché più che altro loro guardano il dito e non guardano la luna del problema, capisci cosa intendo? Perché è facile, secondo me è facile adocchiare la pecora debole, quando puoi in realtà magari andare da quella più grossa, ma quella più grossa è chiaramente più grossa, ok, che mangi di più, ma è un problema più grosso da gestire. Io ve lo spiego così, non so voi, fatemi sapere cosa ne pensate. Da capo è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video e in una prossima live. Ciao a tutti, bolidi. Ehi, ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Sapete che qui ne potete trovare altri, vero? Ciao a tutti, bolidi! Alla prossima, dal pelatone più potente che ci sia.